clinica integrata, e questa è un'innovazione. A te, Marco. Prego. Marco deve riattivare l'audio. Sì, sto facendo. Okay, perfetto. E adesso lanciare la presentazione. Ok. Dimmi se vedi. Sì, la vediamo. Prego. Adesso può... Oh, benissimo. Buon lavoro. Allora, intanto ringrazio l'amico Mauro Viganò, con il quale ho lavorato 4 anni quando ero amministratore delegato del SDT, e queste cose non si scordano mai. Allora, io oggi, a parte una brevissima presentazione, perché ormai le presentazioni delle società devono essere molto sintetizzate, bisogna andare sul concreto, ok? E noi come Audit stiamo crescendo parecchio su dei progetti che hanno due focus. Il primo è quello di evitare i guasti e il secondo è quello di fare efficienza energetica. Poi abbiamo anche una linea nella lampadina sull'ingegneria di manutenzione, che questa è molto cara, in onore dell'ingegner Funanetto, che ogni volta ricordo che sulla manutenzione predittiva siamo centro d'esame RIN accreditato, ma in modo particolare sugli ultrasuoni, anche perché ho lavorato con la SDT, con la Wii System, eccetera. Allora, queste vedete sono delle slide dove possiamo riprendere alcuni corsi che facciamo solamente per l'end user, praticamente per le aziende che ci chiedono proprio i corsi, perché non è l'off business fare i corsi di formazione, però ogni tanto ce li chiedono. Vedete qua, per esempio, siamo in Buzzi Unicem, dove stiamo facendo un corso di tomografia, visto e considerato che siamo un centro d'esame accreditato da RINA. Allora, altre cose importanti è la nostra disponibilità a far crescere i ragazzi. Abbiamo tipo 12-15 laureati all'anno. Questa è una sessione di laurea tutta dedicata a noi nel Dipartimento del Politecnico di Milano di Energetica, e questa per noi è una soddisfazione, perché poi donare si riceve. Quindi, detto questo, volevo parlarvi oggi di un progetto un po' innovativo, che innovativo tra virgolette, però abbiamo sempre a che fare col trasferimento dei dati, e ne ho sentito parlare parecchio col condition monitor. Allora, il discorso è sempre integrare le tecnologie di diagnostica tecnica precoce per poter andare a covare e analizzare quello che si chiama in termini manutentivi il weak signal, quindi il segnale debole. Una volta che io lo scopro, allora ho fatto centro. Perché? Perché non è una la macchina, facciamo un esempio molto più dedicato, diciamo, alla persona che sono io. Allora, io ho un mal di spalla, e l'ortopedico, l'osteopata mi dice: vai a farti una bella radiografia. Mentre l'osteopata, incontrandolo per strada, mio amico, mi dice: no, ci vuole anche una risonanza magnetica. Allora io devo spendere di più perché devo fare anche la risonanza magnetica. Ma chissà perché le cose si vedono dalla risonanza magnetica. Quindi l'integrazione, la complementarietà, la sinergia di queste tecniche di diagnostica precoce sono, diciamo, la possibilità di integrarle in modo intelligente, non che uno deve andare con giro con tetracolle, è la possibilità di poter scovare e analizzare quello che si chiama il weak signal. Il weak signal è il segnale debole che ci serve per poter evitare i guasti. Allora, noi abbiamo fatto 3, 4, 5, 6, 7 progetti in nome di Auditech, come l'ElectroCheck,
scusate un po' qua, la slide è andata un po' fuori fase, fa niente. L'elettroceche che praticamente va a lavorare sulla diagnostica alta e media tensione partendo dalle sottostazioni elettriche, quadri elettrici a media alta tensione, quadri elettrici a oggi alle 5:20 abbiamo proprio una roba spettacolare su questa, sui quadri elettrici a media alta tensione e sui trasformatori AMT. Poi quadri elettrici bassa tensione con i moduli OT23 si possono ottenere anche quelle che sono delle riduzioni del primo email, poi trasformatori, business bar e fotelli. Il meccano check che oggi voglio proporre invece lavora sulle macchine motrici operatrici, scusate, sulle macchine motrici operatrici, sulle macchine a movimento lento e anche sulle valve automatiche, perché poi sono un ibrido tra il meccanico e il leakage. Quindi per esempio gli steam trap sono un ibrido e poi abbiamo gli organi di trasmissione e il concetto di lubrificazione. Adesso abbiamo sopra, non perché sono più importanti, l'energy check e l'ability check che stiamo proponendo anche a livello, diciamo, in internet con i telefonini, però adesso non vi voglio parlare. Adesso c'è anche l'air check e lo steam check. L'air check è un progetto tutto tondo fare efficienza sugli impianti aria compressa. Immaginiamo, dopo aver fatto una bella diagnosi energetica, dove andiamo? Sull'aria. Poi steam check invece sul vapore. Come si fa? Ma queste sono delle margherite, non c'è un senso orario o un senso antiorario. Uno potrebbe partire dalla misura, come partire da click e croc, come